Buonasera e benvenuti a Linea Diretta BAT, primo numero del nostro appuntamento insieme, 10 comuni, una sola provincia, la provincia di Barletta Andria Trani, l'ultima nata in Puglia e di questi comuni che ci occuperemo, Barletta Andria Trani, Biceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. Lo farete voi, perché i protagonisti di questo appuntamento sarete proprio voi con le vostre telefonate da casa. Avrete la possibilità di interagire con il nostro territorio, con i problemi che lo vanno ad affliggere e soprattutto con i nostri ospiti in studio. Quest'oggi ci occuperemo di come tutelare salute ed economia in tempo di Covid. Abbiamo scelto Trani come nostro primo comune perché in tutti i weekend è presa d'assalto da pugliesi e non solo. Partiamo subito con il nostro parterre di tutta eccezione. Ringrazio e saluto di vero cuore l'avvocato Amedeo Bottaro, sindaco di Trani. Benvenuto e bentrovato, sindaco. Grazie e bentrovati a voi. Grazie doppiamente perché ci mette sempre la faccia. E soprattutto perché viene da un intervento. Come sta? Perfetto, Bene, 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 in ripresa, perfetto. assolutamente. Ci sinceriamo, insomma, Sì. delle sue condizioni. Non è facile il periodo, quindi bisogna correre, ed è difficile farlo quando si viene da un infortunio. Allora, alla mia sinistra Lucia De Mari, giornalista, collega, grazie per essere, intervenuta. Bentrovata Lucia. Grazie a voi per l'invito. E poi vice direttore degli Confesercenti Puglia, ma anche direttore di Confesercenti BAT, quindi quella che si occupa proprio del nostro territorio, Mario Landriscina, ben trovato e Grazie mille a grazie voi, di aver gentilissimo. accettato il nostro invito. Noi partiamo subito con questa clip introduttiva con la quale vogliamo farvi conoscere quella che è la realtà che si vede ogni weekend su Trani. Può partire il filmato. Allora, questa è la voglia di tornare a vivere di tutti quanti noi, la voglia anche delle attività, degli esercenti, di tornare a lavorare come si deve, come siamo abituati a fare, però, come detto in apertura, non bisogna pensare soltanto a quella che è la crisi economica, ma anche alla tutela della salute. La pandemia resta un'emergenza e resta dietro l'angolo. Sindaco, come si fa? È complicato perché trovare il punto di equilibrio rispetto alla salute e all'economia è una delle cose più difficili, perché è chiaro che se ci limitiamo troppo rischiamo di impoverirci tanto, se pensiamo, continuiamo ad agire come se nulla stesse accadendo, rischiamo di morire. Quindi è evidente che bisogna continuare a tenere alta l'attenzione, sebbene è chiaro che siamo un po' tutti stanchi. Siamo stanchi noi amministratori di amministrare nella pandemia, siamo stanchi noi cittadini, perché oltre ad essere amministratori sono anche un cittadino, a non poter vivere la mia città, la mia socialità, i miei affetti nella normalità.
siamo veramente stanchi. Ci auguriamo che una seria campagna di vaccinazione possa partire. Noi siamo pronti, aspettiamo solo i vaccini, di fatto, perché è evidente che noi riteniamo essere veramente l'unica soluzione per venirne fuori al più presto. Non ne vediamo assolutamente altre. Nel frattempo continueremo a combattere, perché combattiamo, nel vero senso della parola, contro questo virus, sia dal punto di vista sanitario, ma sia dal punto di vista delle restrizioni e quindi chiaramente del rispetto di quelle regole, di quelle restrizioni. Ma nessuno ha la ricetta magica, questa è la verità. Mario Landriscina, la tiro subito in ballo, veniamo adesso alle attività, quelle che voi rappresentate, gli esercenti, qualcuno purtroppo ci ha rimesso la vita nel vero senso della parola, perché è stato costretto a chiudere i propri battenti. Qualcuno sta resistendo alle difficoltà. Come si fa a raggiungere l'equilibrio? Voi assieme peraltro più volte avete cercato di individuare delle soluzioni che obiettivamente sono difficili da trovare, e dimostrazione ne è insomma quello che è accaduto e nel governo Conte e nell'attuale governo Draghi, che di fatto sta prendendo tempo sulla vicenda, sulla questione. No, noi abbiamo cercato sin dall'inizio, anche nel primo periodo pandemico, intanto di mettere in relazione il centro servizi nostro con la pubblica amministrazione, quindi quel partenariato pubblico-privato che era indispensabile avere, perché le sollecitazioni che arrivavano dall'esterno, poi l'utilizzo dei social comunque confonde parecchio, e quindi abbiamo cercato di dare un'impostazione istituzionale alle risposte che davamo. Abbiamo cercato pure di aiutarli alcuni commercianti, alcuni imprenditori che più lamentavano chiaramente il settore della ristorazione, dei pubblici esercizi in generale, è quello che stava soffrendo di più, e nel secondo periodo ci siamo sforzati anche di evitare quelle forme di protesta, no, civile, che poi venivano fuori un po' raccontate sui social, che poi erano sempre molto più sovradimensionate, no, rispetto a quello che poi realmente avveniva, e abbiamo dovuto faticare molto per cercare di tenere nell'alveo della correttezza istituzionale la proposta, tant'è che vabbè, molti ci hanno pure magari contestato dicendo che le nostre non erano tutele, come si dice, adeguate, perché si doveva fare questa protesta. La verità è che noi abbiamo protestato cercando anche di costruire un percorso che fosse comunque istituzionalmente previsto per cercare di venire incontro alle esigenze anche delle imprese. Ci fermiamo qui perché abbiamo la prima telefonata da casa, torniamo subito dopo al dottor Landriscina. Pronto, buonasera, in diretta con Antenna Sud. Buonasera. Come si chiama, da dove ci chiama e cosa vuol chiedere ai nostri ospiti in studio? Buonasera, sono Sergio, chiamo da Trani, buonasera. Prego, prego, può parlare. Sì, grazie, gentilissimo. Volevo fare una domanda al sindaco. Volevo chiedere come mai Trani non riesce a dare mai una svolta. Va bene, può bastare? Sì. Ok, perfetto, grazie all'amico Sergio che ci chiama. Da Trani. Non avevo finito. Come mai? Sì, una svolta, sì, subito. Non riusciamo a dare una svolta dal punto di vista d'educazione, macchine sui marciapiedi, faretti rotti in piazza Quercia e tante altre cose che non vanno. Perché? Perché? Noi siamo Trani, abbiamo delle tradizioni, abbiamo tante cose da portare avanti, i marciapiedi li spaccano con le macchine, cioè io li voglio bene a questo paese, però diamo una svolta dal punto di vista educativo, anche senso civico, insomma mi sembra importante, sindaco, i marciapiedi sono pieni di cazzo, di olio, delle macchine, cioè io non so, non l'amo questa città, ma non mi ritrovo più con la mentalità, perché bisogna cambiarla, bisogna migliorarla. Noi ci viviamo qua, se noi passeggiamo ed è pulita, ci sono alcuni punti dove non passano manco i passeggini la sera, cioè rendiamoci conto di questa situazione. Se volete vi posso fare anche un filmato, qualcosa, però dai, vi prego, cioè, aiutiamoci, cerchiamo di essere, di
di essere tra Nenzi all'avanguardia, perché così non si può andare più avanti. Tutto qua volevo chiedere. Sergio, questo. Sei stato chiarissimo. L'educazione Grazie. Civica, più rispetto per la propria città, peraltro, insomma, la tematica sottoposta combacia con quello di cui ci stiamo occupando questa sera, nel senso che siamo sì per l'economia del nostro paese, del nostro territorio, però dobbiamo confrontarci con questa crisi epidemiologica. Dottor Landriscina, le do la possibilità di terminare il suo concetto, no. Poi torniamo sul sindaco per la risposta all'amico Sergio. Velocemente, stavo dicendo, abbiamo cercato anche in accordo, il sindaco lo sa bene, anche perché io svolgo anche un ruolo a livello provinciale, quindi ci siamo visti più volte in prefettura, dove devo dire c'è un prefetto molto dinamico, molto attento a questi fenomeni, e abbiamo messo su addirittura una commissione con il settore special della ASL per cercare proprio di venire incontro alle esigenze soprattutto dei locali pubblici della ristorazione, che erano i più penalizzati, no? Perché poi alla fine è vero, magari gli American Bar soffrono maggiormente di questa movida esterna, ma si può comunque ragionare, e lo stiamo facendo in questi giorni, probabilmente avremo anche delle linee guida supplementari, certo non aiuta questo periodo che ha rimesso in moto un meccanismo no critico, però ci stavamo lavorando seriamente per cercare anche di lavorare la sera per la ristorazione. Quindi devo dire, siamo stati vicini ai commercianti, abbiamo cercato di evitare polemiche sterili e abbiamo riunito presso, proprio a Trani, sia noi che gli amici di Confcommercio, abbiamo riunito almeno una ventina di più rappresentativi commercianti, imprenditori della somministrazione di Barletta, Andria, Trani e Biceglie, proprio perché volevamo dare un segnale, perché lavorando insieme, e ci vuole probabilmente più continuità, questo chiaramente questo è un periodo emergenziale, ma su questo ci lavoreremo molto, il sindaco sa bene che stiamo lavorando anche sulla politica dei distretti urbani del commercio, siamo un comune che vuole puntare in alto e con queste politiche distrettuali probabilmente riusciremo a mettere insieme anche le esigenze del cittadino, perché ormai avere un comune, un paese accogliente lo si fa se tutti collaboriamo, compreso l'ultimo dei cittadini. E questo in prospettiva naturalmente futura. Abbiamo un altro amico che ci chiama da casa, poi Lucia preparati perché andremo su di te. Pronto, buonasera, in diretta con Antena Sud. Buonasera, chiamo da Foggia, sono Ennio. Volevo chiedere agli ospiti, in particolare al sindaco, come in pratica la BAT combatte i fenomeni di criminalità sia conclamata, ma soprattutto quelli sommersi che approfittano di situazioni di povertà o di inciviltà, insomma, che ci sono nella popolazione, insomma. Ecco, se c'è comunque una commissione o comunque bastano gli organi classici competenti a tenere sotto controllo un po' tutto. Mi sono spiegato? Chiarissimo, chiaro, chiarissimo. Grazie, grazie a te per la chiamata. Sindaco, due Sì, risposte rapide ai due amici? Rapidissimo, rispondo a Sergio. Come dargli torto? Sergio ha ragione, me ne rendo conto. La verità è che è un fenomeno molto diffuso a Trani per tanti motivi. Il primo, è chiaro che questo disordine non è un caso che lo si riscontra di più nel fine settimana, perché Trani è vittima della sua bellezza, e cioè meta di tutte le città limitrofe, oltre che dei turisti che invadono la nostra città e pongono in essere quella che si definisce la cosiddetta sosta selvaggia. In secondo luogo, oramai c'è una diseducazione generale, devo dire soprattutto tra i giovani, e lo si verifica in tutti i comportamenti, nel vandalizzare la città piuttosto che nel parcheggiare sui marciapiedi o davanti agli scivoli. Noi è un fenomeno che stiamo combattendo, lo stiamo combattendo in due modi. Cercando di addirittura utilizzare i paletti nel centro storico, quelli dissuasori, per impedire proprio alle auto di parcheggiare nei punti in cui chiaramente i paletti si possono mettere e non rendono più brutta la nostra città, ma anzi addirittura l'abbelliscono. Tant'è vero che chiaramente questi interventi li facciamo con la sovrintendenza, con le autorizzazioni della sovrintendenza, e l'altra Che non è multare, facile, che insomma. non è facile, ma invece Sappiamo riusciamo ad ottenere, tutti dei vincoli certo, le della difficoltà, e sovrintendenza. l'altro attraverso le multe. Io non mi nascondo dicendo che una buona parte del nostro bilancio oramai si regge sulle multe,
l'ultimo anno, nonostante il Covid, 2 milioni di euro. Pensare cioè che 2 milioni di euro noi le incassiamo dalle multe, non posso certamente dire che stiamo con le mani in mano, che il Corpo di Polizia Municipale consente queste violazioni. La verità è che sono tante, stiamo lavorando in questa direzione, mi auguro che col tempo le cose possano migliorare, ma è chiaro che c'è una diseducazione di fondo che, ahimè, va anche oltre la circolazione stradale. Rispondo all'amico di Foggia, noi non abbiamo costituito una commissione, devo dire che la nostra città poi non ne parliamo proprio, nel senso che io ritengo, continuo a dire che siamo un'isola felice, sotto tanti aspetti, e lo dice quello a cui hanno bruciato un portone, ma al contrario dell'atto in sé è una città sicura, è un'isola felice rispetto anche alle altre città della BAT, ma in generale devo dire a tante realtà pugliesi, non ultimo appunto quella foggiana da cui ci chiama l'amico. Non abbiamo istituito una commissione, abbiamo un prefetto, come diceva giustamente Mario, molto attento. Lo salutiamo, Sua Eccellenza. Assolutamente, con molto piacere, che sta facendo un ottimo lavoro e fa sentire molto forte le istituzioni, ma soprattutto le forze dell'ordine all'interno della BAT, rispondendo, come si suol dire, spesso colpo su colpo. Devo dire che del resto le forze dell'ordine locali a Trani hanno dato prova di tutto questo quando qualche anno fa, in un momento un po' particolare della nostra città, dove prendeva piede il racket, ci fu una risposta assolutamente immediata di forze dell'ordine e magistratura che hanno consentito nuovamente alla nostra città di poter ritornare ad essere quell'isola felice che oramai già da molto tempo di fatto in sostanza lo è. E questo è vero, insomma, un'isola felice, Trani, così come le restanti città del territorio della BAT. Lucia De Mari, Lucia, è giunto il tuo turno. Siamo, perché anche io sono di Trani, naturalmente un'isola felice, ma con problemi decennali. Che ci sia traffico a Trani non è sabato certo. Scorso né sabato l'altro. Il sindaco, sei al governo da 6-7 anni. Cinque anni e mezzo. Prima elezione 2015. Dalle multe la città ricava tanti grossi, ingenti somme. Bisognerebbe offrire dei servizi allora a chi vuole venire a Trani, giustamente, perché molti dicono perché venite a Trani, paghiamo la nostra bellezza, certo. Però bisognerebbe offrire dei servizi, delle aree di parcheggio, delle navette, sì. Che sono state fatte queste sperimentazioni negli anni passati. Perché non c'è più nulla? È la direzione verso cui stiamo andando. La svolta epocale è sicuramente quella dei parcheggi. Assolutamente. La delibera con la quale abbiamo nominato definitivamente il promotore è di 2 giorni fa, va in pubblicazione probabilmente nei prossimi giorni, perché è realmente di 2 giorni fa, significa che stiamo partendo finalmente con il promotore, quindi l'approvazione del progetto di fattibilità per la gestione dei parcheggi. La creazione oltre che la gestione? La creazione, assolutamente sì. Il project financing prevede innanzitutto quello che ci è già stato presentato, finalmente il recupero e l'attivazione del parcheggio di Piazza 20 Settembre. E questa è una grande notizia. Assolutamente, 159 posti. Siccome è già stato inaugurato 2 volte, no, nel 92. Io invece ho detto sicura. Che noi non lo inaugureremo, ma lo apriremo, che è diverso. 159 posti sui 2 piani, il project financing che ci è stato presentato prevede appunto il completamento con l'impiantistica di quel parcheggio e quindi l'apertura e la gestione di quel parcheggio. La realizzazione di 3-4 parcheggi a raso in città, automatizzati, quelli per capirci con le barriere e le casse automatiche videosorvegliate, e l'amministrazione invece ha proposto alla società appunto nominata promotore, che si è dichiarata disponibile, di realizzare invece il parcheggio sotterraneo nell'area dell'ex Angelini, e cioè 2 piani praticamente di parcheggio sottoterra per... Vicino al castello. Esattamente. A pochi passi dal castello, una stecca, di fatto una sorta di parallelepipedo molto lungo,
è largo credo 16 metri, per creare in due piani più o meno 400 parcheggi. C'è già anche un e di là ci sarà una navetta, per esempio? Ma allora, devo dire che questo sbucherebbe esattamente davanti all'entrata secondaria, quella nuova, dove c'è il ponte nuovo realizzato dalla sovrintendenza. Quindi riteniamo che praticamente non sia necessario. Anzi, diventerà durante il giorno il parcheggio a beneficio di magistrati, avvocati e di tutto il personale che ruota intorno alla cittadella giudiziaria, mentre la sera invece a beneficio dei turisti, degli avventori, dei paesi limitrofi, di tutti coloro che vengono a Trani. Queste cose belle che sta dicendo. L'abbiamo deliberato due giorni fa. Sì, quindi deliberate. Ora i tempi. Ma cioè l'estate dopo prossima, la delibera, questa che arriva non siamo. Dopo la delibera che succede, sindaco? Spieghiamo bene. Allora facciamo i passaggi. Dopo la delibera, adesso il soggetto nominato promotore ci. Che è una ditta di Napoli, se non sbaglio. No, è un raggruppamento temporaneo di imprese fatte da due società diverse. La Quick No cioè, Problem non è l'AMET. Parking non è l'AMET. Non è l'AMET perché l'AMET non ha i requisiti per ottenere in-house la gestione dei parcheggi, cioè non può avere un affidamento diretto, deve partecipare a una gara. Per assurdo l'AMET potrà partecipare a una gara perché il promotore è soltanto il soggetto che presenta il progetto e poi insieme all'amministrazione lo candida ad una gara europea dove può partecipare chiunque abbia requisiti. Banalmente il promotore ha soltanto un vantaggio, c'è cioè un diritto di prelazione, può scegliere. E cioè, a parità di offerta che può fare la società di Mario Landriscina, io posso decidere in quanto promotore di pareggiare quell'offerta e lo faccio io. Vabbè. Chiaro, quindi per l'amministrazione poco importa, perché l'importante è che sia l'offerta migliore chiunque la faccia. Torniamo ai tempi, l'estate prossima prossima potremmo... Allora, cerchiamo di essere più realisti del re. L'estate prossima non ci potrà essere casino, perché se oggi COVID non ce lo permetterà, perché siamo a marzo, non si parla neanche dell'inizio di una vera campagna di vaccinazione, abbiamo difficoltà alla seconda dose per gli ultra ottantenni che per fortuna verrà fatta, ma siamo ancora a iniziare gli ultra ottantenni. Vi faccio un esempio concreto per farvi comprendere. Io ho mio padre, ultra ottantenne, con problemi diciamo di diverso tipo, quindi allettato, è in casa, lui chiede la domiciliare, era prevista per l'8 di marzo, non l'ha ancora fatta, la faranno nei prossimi giorni, siamo ancora alla prima dose. Allora, come pensate che una popolazione possa dirsi vaccinata a luglio, a agosto? È impossibile. Io mi auguro di avere a quella data un numero sicuramente molto più alto di vaccinati, ma saremo sempre in tempo Covid. Ma tornando ai parcheggi, però mi auguro che a quella data di poter avere già un promotore che possa essere, diciamo, no, col quale già ragionare anche nell'emergenza, come dici tu, cioè per evitare che ci siano situazioni di grande caos in città, che ci possa aiutare a intervenire con provvedimenti diciamo emergenziali, anche con la creazione di provvisorie aree di sosta e con navette, perché avremmo alle spalle un soggetto qualificato che ci può far capire come muoverci nel migliore dei modi per evitare appunto di sbagliare. Quindi più o meno tempi, sindaco, e monte parcheggi, insomma, quanti posti auto potrebbero essere garantiti? Io dico che sarà la prossima primavera, non questa, ma la prossima primavera, quella in cui finalmente la città potrà finalmente dire di essere una città che offre dei servizi, perché concordo assolutamente con te, Lucia, degni di questa città in tema di parcheggi. È troppo tempo che lo stavamo aspettando e quindi finalmente stiamo andando verso la soluzione di un problema veramente annoso per noi. È un grosso grattacapo anche per chi giunge a Trani, perché è obiettivamente difficile trovare parcheggio. Abbiamo collegato con noi, credo, via Skype, Raffaele Antonino, manager della città di Trani. Chiedo alla regia, eccola qua, lo vedo inquadrato. Ciao Raffaele, buonasera, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Grazie a voi.
Allora, abbiamo un attimino spaziato perché sono arrivate un po' di telefonate da casa di amici telespettatori che volevano chiederci di altre questioni che riguardano la città, approfittando della presenza del sindaco. Torniamo all'oggetto, come siamo messi, e mi riferisco a voi che dovete far i conti con le difficoltà legate alla pandemia. Però prima di rispondermi alla domanda abbiamo un altro amico che ci chiama da casa. Frizzante la serata. Pronto, buonasera, in diretta con Linea Diretta BAT. Pronto, buonasera. Ci sente? Sì, sì, mi sento. Buonasera, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Sono un cittadino che abita nel quartiere Pozzopiano. Volevo far presente al sindaco, Trani ci sono parchi in via di definizione quartiere Sant'Angelo. Lei ha fortemente patrocinato il discorso del parco marino nella zona nord, però la città rimane monca, il lato sud è senza un parco, un vero parco, che non è Giardino Telesio, perché Giardino Telesio sappiamo benissimo che è una zona storica, archeologica, che non ha nulla a che vedere con un parco vero. Arrivando da un'altra città, Bisceglie, si vede l'ammasso di cemento che è stato perpetrato per 20, 30, 40 anni il quartiere. Credo che sia arrivato il momento di creare un piccolo polmone verde che sia utile per la città e che completi la parte sud, perché altrimenti così sembrerebbe la città monca, cioè centro, periferie, quartiere Sant'Angelo, zona nord, sud, zero, verde. Il quartiere credo che ne abbia la necessità, lei ci ha abituato ai miracoli, vedi il caso Strettoia. Io credo che se lei, con tutta la parte politica, con le azioni della politica che si possono fare, si può ottenere un parco vero. Grazie. Grazie a te per la chiamata, sindaco, la facciamo rifiatare un attimino. Diamo fiato a Raffaele Antonino, che è collegato via Skype con noi, anche perché la domanda del nostro telespettatore è parecchio impegnativa e vogliamo rispondere all'amico con certezze, con dati concreti, con dati di fatto. Allora Raffaele, come siamo messi? Per ciò che vi riguarda, come ve la passate voi esercenti, voi attività? Tu sei titolare di due American Bar. Sì, io sono socio con Riccardo e Valentina ad Amores e al Bar Baianni a Trani, sul lungomare. Quindi ho due attività situate in due punti diversi della città, una sul lungomare e l'altra in pieno centro storico, centro medievale tranese. E la situazione l'avete ben descritta voi, perché sicuramente noi siamo in difficoltà, in quanto non riusciamo effettivamente a sviluppare il lavoro come siamo abituati a farlo e con la bellezza di farlo in una città come Trani. Ci stiamo accontentando di alcuni scampoli della giornata che sicuramente non sono proprio armonizzati con il resto dei lavoratori tranesi, insomma si capisce bene che soprattutto attività come un cocktail bar lascia il tempo che trova in alcuni momenti della giornata. Però è una cosa che bisogna fare, una cosa che è necessario come dire, tenere aperte queste attività e resistere, perché comunque facciamo parte della memoria che ogni persona che ci viene a trovare, anche quando fa una piccola vacanza venendo dai paesi vicini di 2 o 3 ore, facciamo parte di questa memoria e vogliamo esserci, ecco. Va bene, per è il momento per noi, per il nostro lavoro. Per il momento sei stato molto chiaro. Noi dobbiamo correre con la pubblicità, poi torneremo a parlare delle difficoltà che
vive questa gente qui, perché è vero che c'è l'emergenza sanitaria, come detto, però è anche vero che bisogna occuparsi di queste difficoltà. Purtroppo degli aiuti, dei sostegni ci sono stati, ma sono e continuano ad arrivare in maniera molto tardiva. Allora, un po' come la storia dei vaccini che rappresentava il sindaco, purtroppo continuiamo a subire. Pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in studio, bentrovati. Intanto si era animato il dibattito sui parcheggi in studio e non solo, si approfitta come sempre della pausa pubblicità per approfondire. Mario Landriscina, abbiamo sentito Raffaele Antonino che ben conosce, le difficoltà ad andare avanti sono tante, come si fa con questi amici qui che soffrono parecchio, i ristori? Sono arrivate e continuano ad arrivare con ritardo, le casse integrazioni pure, anche se c'è stata una svolta apportata grazie al Covid, perché prima non, queste attività non avevano, non diritto, diritto alle casse integrazioni, e sentiremo anche un decano della ristorazione tranese tra poco. No, Raffaele ha ragione, come tutti quelli che chiaramente in questo periodo, che è ormai diventato oltre un anno, devono avere una capacità di resilienza notevole, perché non è soltanto resistere, ma bisogna anche, come si dice, dinamicamente accettare questi stop and go, no? Si chiude, si apre, tu non sai se devi fare la spesa, se non la devi fare, se devi assumere, se non devi assumere, cioè, ci sono problematiche serissime di gestione. Devo dire che i ristori, sì, come dicevi tu, ci sono stati, ma innanzitutto sono stati insufficienti. Parliamo del 5%, Ma io credo che siano serviti soltanto a pagare le spese fisse, perché tenendo presente che abbiamo fatto riunioni sempre in prefettura con i comuni, dove tu ascolti fin dove sei intervenuto, occupazione solo pubblico, TOSAP, va bene, fuori. Tari non si può fare nulla, se non un minimo di quota variabile, ma è pesante la Tari, che uno di questi pubblici esercizi paga. L'ultima beffa di oggi, ci arriva una PEC dalla RAI che ci dice che ha spostato, stiamo parlando di canoni speciali, non di canoni domestici, canoni speciali sono costosissimi, esatto, che sposta dal 31 di gennaio al 31 marzo il pagamento di un canone che qualcuno ci dovrebbe spiegare perché va pagato, visto e considerato che si è stati chiusi per oltre la metà del tempo. Subito dopo Sanremo. E questa cosa fa il paio alla SIAE, che ha fatto la stessa cosa, cioè grazie all'intervento di Confcommercio, Confesercenti, si sposta. Ci fermiamo al canone RAI, perché c'è un'altra chiamata, cioè, che arriva, poi continuiamo con l'elenco. Questi sono i fatti concreti con i quali purtroppo questi imprenditori, questi commercianti devono far fronte ogni giorno, perché i fitti, le bollette, tutto quello che c'è da pagare continua ad arrivare. Pronto, buonasera, è in diretta con Antenna Sud. Pronto? Pronto. Come si chiama? Da dove chiama? Da quale quartiere? Come si chiama? Sono Salvatore da Foggia. Ciao Salvatore. Foggia. Allora, io volevo intervenire sinteticamente solamente sulla questione vaccinale in atto. Allora, e voglio dire questo. Questa somministrazione vaccinale che viene inaculata intramuscolare provoca il mancato assorbimento di un largo quoziente di anticorpi, prima, mentre l'introduzione endovenosa del siero vaccinale, l'effetto terapeutico di esso può manifestarsi nel suo massimo grado. Poi un'altra cosa molto importante, la sua domanda qual è? Allora, la domanda è questa: in questi sieri vaccinali, esistono e contengono metalli colloidali di rame e di argento, e questo è recente e provoca coagulazione al sangue, specialmente per i diabetici. Specialmente per i cardiopatici. Insomma, è una televendita la sua, la ringrazio per... No, non è una televendita. La ringrazio per la testimonianza, però la nostra trasmissione
La nostra trasmissione ha una tematica ben precisa. Grazie, è stato gentilissimo. Abbiamo compreso quello che ci vuole dire, rispettiamo quella che è la sua tesi, quello che ha esternato, poi ognuno decide se condividerla o meno, perché siamo in un paese democratico. Abbiamo un po' di cose in sospeso, l'elenco delle tasse, siamo rimasti al canone RAI. No, è inutile di fare un elenco di tasse. Ha molto seguito a Foggia il sindaco Bottaro, dobbiamo... È vero. La prossima volta si candida a Foggia, sindaco. No, resta a Trani, siamo sempre stati una provincia a metà. Canone RAI, Landriscina? Canone RAI, ma ci sono tantissime di tasse e microtasse, a parte i tributi locali, su cui poi si capisce che si può intervenire ben poco, perché ormai i comuni vivono i tributi locali. Quindi io credo che c'è stato già uno studio che approfondivo l'altro ieri, e molti comuni sul fatto che si quantificano in 4.000 imprese che chiuderanno entro pochi mesi, e la verità è che i comuni, se non avranno gli introiti dei tributi locali di queste imprese, rischiano veramente il default, perché la verità è che abbiamo tra dipendenti pubblici, dipendenti di imprese private, dei costi imponenti, sono ormai pochissimi gli esercenti che comunque pagano le tasse. Si tenga presente un'altra cosa, che i contributi INPS, almeno nella nostra BAT, sono pagati dal 47% degli esercenti. Quindi è un problema serissimo che si ripercuoterà nei prossimi anni. E questi numeri sono importanti, bisogna prenderne nota. Abbiamo un altro amico che ci chiama da casa. Pronto, buonasera, in diretta con Antenna Sud. Salve, buonasera. Stavo cambiando canale, ho visto che sei il sindaco Bottaro, quindi penso che stia parlando di Trani, dei problemi di Trani. Esatto, perfetto. Allora, io abito in zona centrale, vicino al comune, quindi vedo spesso il sindaco. Lo conosco, però non mi sono mai affacciato a chiedergli qualcosa. Fissiamo un appuntamento per domani. La prossima volta che mi incontri invece mi devi fermare e me lo chiedi personalmente, ho più piacere così. Domani mattina a caffè con il sindaco Bottaro, facciamo così. Allora, signor sindaco, volevo solo chiederle, tra una città di 60.000 abitanti, io chiaramente a suo tempo, lei sa benissimo il lungomare, perché lì abitavano i suoi genitori sul lungomare, sì. C'era una piscina a suo tempo, a pochi metri da casa dei suoi genitori, che era privata. Hanno tolto questa piscina, attualmente tra i 60.000 abitanti non ha una piscina. Si disse a suo tempo che nella zona Sant'Angelo si doveva creare una piscina comunale. Cioè non è possibile, è vero che forse con tanti problemi questa qui è forse questo è l'ultimo problema, però ci sono tanti genitori che portano i ragazzini dopo 30 anni. A Pavletta, a Bisceglia, a Corato, o anche persone ragazzi. Grandi, adulte, che vogliono frequentare una piscina. Per quale motivo non ha una piscina? Solo questo volevo chiederle. Allora, abbiamo un po' di lavoro per il nostro sindaco Bottaro, grazie, è stato gentilissimo e cordialissimo, e questo è il tenore delle telefonate, è un desiderio, certo. Più che legittimo, quello però, di questo cittadino, noi a Barletta, io sono di Barletta, non abbiamo la piscina comunale, è diventata una rarità. Dobbiamo essere franchi, perché poi bisogna anche guardarsi attorno. La difficoltà a gestire. Bisogna guardarsi attorno. Sì, d'accordo. Allora, partiamo dalla piscina, poi abbiamo la prima Giuseppe, la zona sud, giusto? Ritorniamo a Giuseppe con la zona sud. Pozzo Piano. Che ci tiene anche Lucia. Con Pozzo Piano. No, Giuseppe dice una cosa verissima. Con Pozzo Piano siamo in debito, ma come dice giustamente Giuseppe, non perché noi non abbiamo voluto realizzare un parco lì, ma perché la verità è che i piani regolatori dell'epoca hanno consentito una edificazione selvaggia all'interno di tutta la zona di Pozzo Piano, per cui non c'è un fazzoletto di terra libero. E concordo anche con Giuseppe quando dice che quando anche il giardino Telesio sia un polvone verde, non è il parco che vorrebbe Giuseppe come lo vorrei io, perché i parchi che noi vogliamo sono poi quelli che possono essere liberamente vissuti, nei quali ci possiamo mettere le giostrine, nei quali ci possiamo mettere i giochi, nei quali ci si può stare e godere, cosa che non è per un parco importante come quello di Villa Telesio, ma come al contrario è con i parchi che stiamo realizzando nella zona nord. Quello che voglio dire a Giuseppe è che noi ci stiamo lavorando, non è semplice perché individuare l'area è difficile. Io mi auguro un mezzo miracolo di poterlo fare, ci stiamo lavorando, non voglio anticipare nulla, ma stiamo pensando di realizzare un parco esattamente replicando i parchi che abbiamo fatto nella zona nord, anche nella zona sud, in uno dei pochissimi
fazzoletti di terra rimasti, peraltro con suolo edificatorio, quindi, ma che è rimasto, diciamo così, per tanti motivi invece non edificato, e quindi potrebbe andare provando, a impresa delle costruzioni invece lo preservate, proviamo assolutamente sì, al contrario, per cercare di realizzare un parco. Preferisco, come spesso faccio, dire le cose quando sono più avanti nell'iter amministrativo. Lo dico soltanto per dire a Giuseppe che assolutamente ne siamo consapevoli, stiamo lavorando per andare in quella direzione, fermo restando che tutte le nuove edificazioni, quindi nuovi PUE nella zona sud, soprattutto quelli, in, per essere ancora più precisi, in direzione Bisceglie, quindi subito a ridosso della zona di Pozzopiano, stiamo imponendo all'interno del PUE la realizzazione di parchi e quindi non esclusivamente di nuove edificazioni. Piscina, tema della piscina. È anche quello un tema molto sentito, perché Trani non ha mai avuto una piscina comunale. Come dicevate, come diceva giustamente Mario, è una rarità, perché la gestione comunale di una piscina è una delle cose più complesse, che molto spesso è in perdita, per cui molti comuni alla fine ci rimettono... L'hanno aperta e l'hanno chiusa. Esattamente. Questo non significa che noi non la vogliamo realizzare. Una buona notizia è che comunque un privato la sta realizzando, quindi quantomeno nuovamente ci sarà una piscina a Trani, seppur di gestione privata, ma è giusto che invece pensi alla sua realizzazione in comune. Era prevista nel contratto di quartiere, ma quelle, le sorti del contratto di quartiere le conosciamo tutti, cioè praticamente gli oneri di urbanizzazione per realizzare quella piscina di fatto non sono mai stati incassati dal comune, se li sono persi negli anni. Al contrario, noi stiamo provando di far entrare la realizzazione della piscina in un finanziamento, in uno dei prossimi finanziamenti, sempre però nell'ambito della zona nord, quindi praticamente di quello che era il vecchio contratto di quartiere. Abbiamo un'altra telefonata, se non erro, giusto? Sì. Pronto, buonasera, è in diretta con Antena Sud. Sì, salve, io sono Giovanna. Ciao Giovanna. Volevo fare invece io i miei complimenti al sindaco per quello che ha fatto invece nell'ultimo periodo, dal precedente lockdown fino ad oggi. Penso che noi cittadini dobbiamo soltanto ringraziare lui per quello che ha fatto, perché non ci ha mai abbandonato, ci ha comunque aiutato in situazioni veramente difficili, soprattutto nell'ultimo periodo. E come anche ringraziare del piano vaccini, che comunque in questo periodo, diciamo, sta andando comunque bene. Molte persone, anche anziani, anche a casa, comunque una delle mie, diciamo, nonne è comunque stata chiamata in anticipo a fare il vaccino, quindi comunque anche le date sono cambiate rispetto a quello che, diciamo, erano le prenotazioni. Quindi io devo solo ringraziare il sindaco per tutto quello che sta facendo. Prego, signora. Sì, no, volevo ringraziare Giovanna. Non è che le facciamo rispondere. Volevo ringraziarla soprattutto perché cose. Ha detto una cosa bellissima, una cosa nella quale io mi sono speso molto, e abbiamo creato e realizzato una struttura meravigliosa che è il palazzetto dello sport, il Palazzi, ribattezzato dal questore di Bari, il Pala Salute di Trani. Lo dico perché è una cosa meravigliosa, esattamente per quello che dice Giovanna. Credo che una delle cose più belle della mia esperienza di sindaco è, in un momento difficile come questo, essere riusciti a veramente a dar vita, a far scaturire una telefonata ad una oltre ottantenne, in questo caso la nonna di Giovanna, ma l'abbiamo fatta a almeno 400 nonni oltre ottantenni in generale, per dir loro, in un momento così difficile, che non dovrà più vaccinarsi tra 10 giorni, tra 7 giorni, tra 20 giorni, ma domani, non più alla ASL, ma al palazzetto, perché quello che ho voluto fortemente è fare una vaccinazione invece di massa, non i 10 al giorno come erano stati programmati dalla ASL, ma i 150 di mattina e 150 di pomeriggio, cioè 300 in un giorno, che significava e significa ai primi fortunati che si sono cronologicamente... Noi abbiamo seguito quelle operazioni, quindi sindaco, sì, possiamo testimoniare. Loro si sono chiaramente prenotati per prima, però ad esempio una cosa nella quale io credo molto,
la nonna di Giovanna verrà vaccinata col secondo vaccino tra il 18, il 19 e il 22 di questo mese, significa che il giorno di Pasqua la nonna di Giovanna starà con i suoi nipoti tranquillamente perché avrà la piena copertura del vaccino. Lo dico, questo mi continua a mettere i brividi, seppur io non conosca né Giovanna né la nonna di Giovanna, ma immagino, ho i miei genitori che sono nonni, poter pensare anche a loro che anche soltanto già a Pasqua riuscire a riguadagnare un minimo di normalità. Questa è una bellissima scena, quello che è accaduto, sindaco. Sì. È stato importante questo passaggio. Abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo correre perché il tempo è davvero scaduto. Pronto, buonasera, in diretta con Antena Sud. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, sono Giovanni da Trani, buonasera. Ciao Giovanni, ti chiedo di essere rapidissimo con la domanda. Sì, sì, pronto, buonasera. Sono... Volevo sollevare una questione. Sì, sì, riguardo alla questione Movida, non si sta facendo cenno alle problematiche che subiscono i residenti dalla Movida sregolata che esiste, diciamo, un po' in alcune parti di Trani. Ok, può passare, grazie. Grazie all'amico che ci ha chiamato da casa, noi ci andiamo a vedere quelle che sono le problematiche della ristorazione tranese e non solo, le abbiamo raccolte ascoltando un decano, insomma, della vostra ristorazione, poi torneremo da Raffaele Antonino per avviarci alle conclusioni. Il servizio e poi torniamo in studio. Come ve la passate in tempi di Covid ad un anno dall'inizio di questa pandemia? Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Insomma, un anno è passato e volato. È chiaro che cerchiamo da parte di tutti gli organi competenti che ci facciano vedere appunto quella famosa luce in fondo al tunnel che francamente, insomma, quando sembra pian pianino arrivare, poi improvvisamente scompare. Si parla di una conferma, aperti sino alle ore 18, come sta andando questa sperimentazione? Il virus viaggia solo di giorno? Si può tranquillamente lavorare sia a pranzo che a cena, perché ormai ci hanno imposto un numero di coperti, ci hanno imposto delle sanificazioni che noi come attività facciamo in maniera costante. Controlliamo i nostri dipendenti in modo tale che tutto venga svolto nel miglior modo possibile. È chiaro che aprire anche a cena, la sera, magari anticipando l'orario, magari aprendo alle 19 e chiudere alle 22 avrebbe dato sicuramente un maggior respiro al nostro settore. E quanto ha speso per adeguarsi alle nuove normative? Oddio, quando continuiamo a spendere, perché comunque al di là dell'adeguamento iniziale che è costato intorno alle 6-7 mila euro, perché abbiamo anche acquistato delle attrezzature, dei sanificatori, la sanificazione viene comunque, almeno noi come azienda, la facciamo settimanalmente proprio a livello della totale struttura. Fino adesso gli stop and go comunque non fanno altro che danneggiare il nostro percorso e la nostra esistenza. Al di là poi del discorso dei ristori, è chiaro che lì poi si apre un altro capitolo. Sono arrivati, non sono arrivati i ristori, le casse integrazioni? Allora, la cassa integrazione è un grosso passo avanti che il governo centrale ha fatto nei nostri confronti. Si parla di una cassa integrazione, fra virgolette, direi politica, nel senso una cifra data a tutti i dipendenti senza stare a vedere il tipo di qualifica o di esperienza del determinato dipendente. È chiaro che i tempi non sono rapidi. Calo del fatturato. 4 mesi, una perdita di fatturato quasi del 70%, che non è poco. Si vocifera di chiusure nei weekend. Sì, purtroppo Trani, è un film già visto. La città dove opera è una di quelle prese d'assalto. Infatti. Dalla gente per tradizione, per abitudine, nel senso che il sabato e la domenica si va a Trani. Assolutamente. Trani è stata sempre il punto di riferimento per tutte le città limitrofe. Un movimento che attualmente vediamo in questi weekend
ha una concentrazione elevatissima di locali. Come si fa? Come si fa? Come si fa? È chiaro che la ricetta, non è, non è facile. Consigliare, suggerire qualcosa al Premier Draghi, o allo stesso sindaco di Trani e il Bottaro. È chiaro che il sindaco in questo momento deve fare affidamento alla nostra responsabilità, alla nostra capacità anche di essere responsabili sul territorio e fare anche noi stessi rispettare le regole. Allo Stato cosa chiede brevissimamente? Chiudiamo. Allo Stato le certezze delle regole. Quando si dicono delle cose vanno fatte e non vanno fatte dal giorno alla notte. L'attività di ristorazione, ma qualsiasi attività di ricettiva, ha bisogno di programmazione. Altro capitolo importante, i vaccini. Il vaccino è l'unica soluzione che ci permetterà di vedere quella famosa luce in fondo al tunnel che è diventata più una fiammella di una candela che basta un soffio di vento e si spegne. C'era qualcuno che stava lavorando a una barca, ecco perché si sentiva il tic tic. Telefonata brevissima per un nostro telespettatore, poi Raffaele Antonino, poi ci avviamo insomma alle conclusioni, alle prospettive future. Pronto, buonasera, è in diretta con Antena Sud. Allora, sono pronto, sono Luigi. Buonasera Luigi. Prego, velocissimo. Allora, velocissimo. Io sono un ex amministratore della Prima Repubblica, potrei parlare a lungo con il signor Sindaco e dare dei consigli. Non voglio dire alcune cose. Allora, sono veloce perché dovrei parlare di tante cose. Signor Sindaco, noi ci conosciamo, è inutile dire chi sono esattamente. L'unica cosa, vorrei così, non di consiglio, per il mio pensiero. Lucia mi conosce molto bene. Arriviamo al dunque. Allora, il dunque è questo, se mi dà la possibilità. Allora, noi gli altri sindaci italiani hanno lasciato un segno nella nostra città. Come lei dovrebbe lasciarla? Cioè, io mi riferisco a Piazza della Repubblica. Cioè, lei ha fatto una potatura bellissima un paio di anni fa, però ha lasciato la mattonatura in... diciamo che vuole essere tutta rifatta, come anche l'entrata della villa comunale. Ecco, ripeto, io sono molto, voglio essere sintetico perché giustamente voi dovete andare avanti con la trasmissione. È quella la sua domanda? Volevo parlare dei cappuccini e, della e poi voglio dire bisognerebbe andare a cena perché io ripeto stato quando si potrà dopo il caffè all'amico ci facciamo anche la cena. Grazie è stato gentilissimo, purtroppo abbiamo i tempi stretti. Raffaele Antonino, torniamo su Raffaele. Raffaele, domande per il sindaco, qual è l'auspicio per il futuro, qual è la strada che tu individui da addetto ai lavori, da esercente, per il futuro di Trani e per la convivenza tra economia e pandemia? Beh, domande per il sindaco basta stasera, insomma, è stato piuttosto, come dire, troppo buono. Domandato. Sicuramente ho sentito delle cose super belle per Trani. La questione dei parcheggi a me è stata sempre particolarmente a cuore, non voglio più sentire veramente turisti lamentarsi delle troppe macchine in pieno centro a Trani. Io mi auguro di tornare al più presto alla normalità e un augurio a tutti quelli che stanno lavorando, spero di vedere Trani il meglio possibile appena sarà possibile, perché diciamo questo si merita questa città, fatevelo dire da uno che nel suo piccolo ha viaggiato e ha visto tanti posti che funzionano molto meglio, forse non meritando quanto Trani. E quello mi auguro di vederla splendere, perché diciamo io ci sono diciamo nella vita di tutti i giorni e Trani è veramente una città bella e merita molto molto per di voi più. Qual è il futuro, qual è l'auspicio, cosa ti auguri? Mi auguro di poter tornare aspettando i vaccini, a lavorare con l'intensità che avevamo prima, anche perché noi abbiamo bisogno di intensità per esprimerci in tutto il nostro potenziale, perché ripeto, anche se adesso diciamo soffriamo di questa, come dire, nominata questa eccezione
negativa, facciamo parte della movida, ma la movida è tanto importante come tante altre cose, naturalmente con educazione, perché quello che si è detto prima della diseducazione generale è veramente un dato di fatto verissimo che si può toccare ogni sera con mano. Grazie gentilissimo, grazie tante a Raffaele Antonino, un grosso in bocca al lupo a tutto il vostro settore, perché bisogna stare con voi anche nei momenti difficili. A tutti quanti noi è piaciuto venirvi a trovare quando bisognava bere, pranzare, cenare e festeggiare assieme, e quindi siamo con voi in questo momento difficile che purtroppo non vivete e operare al meglio. Allora, siamo veramente in chiusura. Giusto una battuta a Mario Landriscina e a Lucia De Mani, poi chiudiamo con il sindaco in bellezza. No, Mario, l'auspicio. No, velocemente, io intanto devo ringraziare il sindaco perché insieme abbiamo gestito la prima fase che è stata pesantissima e siamo stati tra i comuni della BAT, io che li ho vissuti, altri, a centrare anche le interpretazioni delle varie ordinanze, dove c'era molta confusione. E il Comune d'Italia si è sempre contraddistinto, ha dato anche una mano in più, stando anche un po' più aperti, cercando sempre di mantenere l'equilibrio, no, tra, come si diceva prima, tra sanità e... Sulle nuove ordinanze, perché sono in arrivo, già c'è qualche novità, addirittura si parla di chiusure di piazze e strade, sulle di vere e proprie. Ma io credo che il sindaco abbia avuto una mano da Emiliano, quindi sì, probabilmente dovrà fare dagli ben poco. Dagli stazionamenti passiamo alla chiusura. Dovrà solo ribadire, ci potrebbe forse essere la chiusura di intere strade o piazze? No. No, e i varchi come nel primo lockdown? Nemmeno, però ci sarà molto di più, c'è l'ordinanza del Presidente di ieri, è un'ordinanza che anticipa più o meno quello che stavo per fare anche io, cioè divieto di consumazione di qualsiasi tipo di bevanda e dalle 18 in poi, sì. Quindi non si può, non si può consumare più nulla dopo le 18 su vie pubbliche e non si possono vendere le bevande dopo le 18, non solo, ma poi il divieto anche dell'asporto per tutte le attività che siano prevalentemente bar, quindi anche se hai una cucina ma rimani prevalentemente un bar, non potrai fare l'asporto, quindi puoi fare soltanto il domicilio. Sono misure forti perché di fatto sono tante chiusure, oltre al divieto in generale di stazionamento in tutti i luoghi che siano piazze, davanti alle scuole, lungomari. Oltre al potere dei sindaci, che io ho già diciamo di fatto esplicitato, col divieto di stazionamento dopo le 18 in tutte le strade, di fatto quelle un pochettino più oggetto di assembramento. La verità è che oramai, soprattutto i weekend, dopo le 18 in giro non si può più stare. È questo il quantomeno ad assembrarci, si può passeggiare tranquillamente, ma deve essere anche questo, anche la passeggiata in luoghi più sicuri, in luoghi dove non c'è tanta gente. Ti consentirai, Francesco, una sola cosa, sì, giusto una pillola, una chiosa finale. Noi speriamo molto di continuare in questa collaborazione, perché i commercianti hanno ragione a lamentarsi. Noi non vogliamo andare, come si dice, contro le esigenze dei commercianti, vogliamo solo che capiscano che dal canto loro devono crescere molto. Noi proprio con Raffaele stiamo facendo un percorso di formazione per barman molto carino, che abbiamo purtroppo dovuto interrompere durante questo periodo Covid, perché anche il livello della qualità dell'offerta del servizio insieme a un'amministrazione che recepisce questo porterà Trani comunque ad avere un ruolo diverso. Basta applicare anche alcune leggi di cui ne parleremo col sindaco, ma per esempio non si può più pensare di non avere un piano strategico in centro storico. Lo dicevamo anche nel servizio con Antonio Del Curato, che ci ha rappresentato un po' tutta la situazione. Noi abbiamo davvero esaurito il tempo a disposizione, Lucia. No, maggiori controlli quindi in tutto questo, certo, in queste disposizioni bisogna poi controllare che vengano effettivamente. Certo. Beh, abbiamo fatto tante sanzioni e purtroppo lo devo dire anche chiusure. Purtroppo lo dico chiaramente anche a malincuore. Sì, a malincuore abbiamo fatto tantissime sanzioni e purtroppo a seguito delle quali la prefettura ha disposto diverse chiusure di tantissime attività commerciali. Lo dico purtroppo perché in questo momento vederle anche chiuse è quasi una beffa, però purtroppo ci sono delle regole e noi, anche se spesso non le comprendiamo, ma chi rappresenta un'istituzione le regole le deve comunque far osservare. Allora, abbiamo parlato veramente di tante cose, siamo andati oltre la tematica
in oggetto. Grazie davvero di cuore al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie al dottor Mario Landiscina di Confesercenti Batte, anche vice direttore regionale di Confesercenti, e grazie alla collega giornalista Lucia De Mari per la sua presenza qui che con noi. Mi ha dato una mano anche per alcune domande specifiche. Quella sui parcheggi è stata strategica e riguarderà il futuro immediato della città di Trani. L'auspicio è che si possa tornare presto alle vecchie abitudini, si possa superare questa pandemia, si possa stare bene e tornare tutti quanti a lavorare. Grazie a tutti e buonanotte.